Il centro di raccolta rifiuti di Contrada Carapollo a Teramo, gestito dalla Team, si pone come obiettivo quello di diventare una vera e propria cittadella del riciclo, un luogo dove i materiali a fine vita possano trasformarsi in una nuova risorsa economica per la comunità teramana. Ciò che noi consideriamo rifiuti in realtà sono materiali di recupero e in questo momento storico in cui le materie prime sono sempre più carenti, diventa chiaramente un valore aggiunto avere un luogo di questa caratura. In questo momento noi ci troviamo tra l'altro sotto la tettoia per i rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche, frigoriferi, ma anche semplicemente fonte, tostapane, quindi piccoli e grandi rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche con al di sopra una copertura con pannelli fotovoltaici che servono a creare dell'energia che servirà sicuramente per le macchine elettriche di cui si doterà la Team, ma anche ad alimentare l'ufficio qui all'ingresso del centro di raccolta. Comune e Teramo Ambiente si impegnano dunque alla completa realizzazione del polo integrato di Carapollo, che comprende il centro del riuso e il centro di trasferenza, un percorso appena iniziato e che prevede interventi strutturali importanti legati ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È stata creata una cartellonistica attraverso la quale si capisce cosa si viene a fare qui e il modo in cui si conferiscono i residui di casa. È stato creato un nuovo servizio d'ingresso per cui ci sarà una risorsa dedicata affinché venga verificato il controllo e l'iscrizione alla Tari. E poi abbiamo cercato di dare un senso anche cromatico a quello che bisogna fare, nel senso che oggi quasi tutti identificano il rifiuto differenziato con i colori, anche perché i mastelli che abbiamo a casa ne sono già un primo esempio. Abbiamo cercato di seguire queste indicazioni per rendere più agevole quello che si viene a fare a Carapollo.